partecipa al torneo del Mortal Kombat come rappresentante del Regno della Terra. Tiè, buongiorno a tutti e benvenuti, come avrete potuto vedere, ad un nuovo appuntamento con le Torri Viventi. Oggi Mortal Kombat 2 e oggi me pio Cassie Cage con il nuovo vestito che avevo sbloccato nell'ultimo episodio della Crypt. E matchup, sì, facciamo un po' di schiaccianoci. Primo avversario, Liu Kanguro. Sonia, sei tu? Sono sua figlia, Occhio di Falco. Lo sei, senza dubbio. Emote sfondo, le chiappe, figliolo mio, perché mi hai scambiato in... Ah, è vestita bene o male con il vestito del papà di Johnny Cage. Aia! E qua è tosta la faccenda perché ci sono ben 10 cazzarola di scontri. Ci saranno 10 aia, 10 avversarioni. Ti è? Ao! Ah, non fa niente con la mossa qua. E ti sparo in faccia. Con occhiali. Se non mi sbaglio, dovrebbe perdere gli occhiali. Andando avanti, perché se vi ricordate, con Milena poi il parabocca schifoso, per fortuna che ce l'ha, l'aveva perso. E quindi si vedeva lei in tutta la sua bellezza. Aia! Quel calderone lì, porca miseria, con le cazzo di calda arrosto lì che spacca le balle. Porco! Ti è! È troppo bella quella mossa! Attenzione! Allora, ti è! Mosse finali. David, no. Test serve. Ah, ok. E ce la fa! Te! Facciamoci una fotografia! Look! Ricordate, ragazzi, andate tutti a vedere il nuovo film di Johnny Cage, Ninja Mime. E andiamo contro la bellissima Mlena. Mlena. Cassie Cage. Bel costume. Che sarà impregnato del tuo sangue. Bombana cattiveria. Ma no, vorrei dire una cosa, ma è un po' sporcellosa. Ma che cacchio c'hai in mezzo alle gambe? Cassie Cage? Cioè, gli si vede un coso di bianco. Vabbè, sarà il costume, dico io. Scusate, non voglio essere malizia. Non voglio. Aia! Eccola là! Acqua e olio, tutto a posto? No! Perché? Ma che devo l'avesse già presa? Acqua e olio, tutto a posto? Te! Cacchio, c'hai in mezzo alle gambe, cioè. Ok, la riflessione termoconduttiva della luce che gli va a sbattere proprio lì. Ok. Cioè, sembra che, vabbè, lasciamo perdere, perché dopo si va. Aio! No, ma che mi sta a succedere? Maremma impestata. Tanto quello là dietro sta per fare una brutta fine con quei cagnolini lì. E quindi, oh, che vedevo di sto cazzi sua. Io non c'è aglio, non c'entro, non mi hanno ancora fatto, oddio, una cavolo di raggi X. Allora, tiè, da medio. E non ce la fa! Yuhu! Quelle col quadrato sono impossibili. Scontro padre contro figlia! Abbiamo la vittoria in pugno. Ci stiamo allenando sul serio oggi. La missione non è andata male. Ho iconati di orgoglio. Grazie paparino, sono contenta che tu sia contento di me.
Ti renderò orgoglioso, porca miseria. E fammi vigne, tu che sei... cioè, nubiede nella fossa. Largo a... alle giovani. E poi se sono così, ancora meglio te. Porca miseria. Eccola là. Dato che tu mi puoi spaccare la... la patatina, io ti spacco i... il cacchio di palo della luce che c'hai in mezzo alle gambe. Ovviamente ringraziamo il palo della luce di... porca miseria, di Johnny Cage, che ha fatto una bella figliola così. Scusate. E ovviamente anche alla Sonia, che si è prestata al lavoro. Ti è. Eccola là che inizia con le palle. Mi sto strozzando. C'ho un colpo di tosse che se tossisco faccio cadere, faccio venire un tsunami. Ti è. Però non so se c'è il dilemma morale qua. Gli faccio la finish him, che non mi esce. Attenzione. Ah, ok. È perfetto. Me ne stai sul cazzo de sfondo il bucio del culo. Sei sicura, Cassie? Ho le palle, ce la posso fare. È quello che pensano sempre. Com'è? Cioè, rivelazioni incredibili, quindi Johnny Cage e Sonia non hanno fatto una figlia, ma bensì questo è un figlio. Ovviamente travestito, ok, se, l'ha detto lei, ha le palle, quindi c'è, io gli credo. Però complimenti comunque, vabbè, lasciamo perdere queste disquisizioni prettamente di logistica per quanto riguarda le palle da bowling o da biliardo, perché non è che, porca miseria, cioè, ah, allora per quello che gli riflette in mezzo alle gambe, c'ha due balle da canguro sotto, altro che Liu Kang. Aia, perché non c'ha la variante Jax? Che cazzo è sta roba qua? No, cioè, scusate un attimo, ma si è imballato qualcosa, perché sopra che sì, che c'è scritto Hollywood, ma sopra Jax non c'è scritto una fava. Madonna Dio, eccola là, non ce la faremo mai a fare una Raji X. No! Io volevo fare una bella fatality che proprio mi sta sul cazzo, Jax! Cristo! E siamo contro lo scorpione! L'uomo saggio impara dalla sconfitta. Sarai molto saggio? Si può anche imparare dal dolore. Applicare questa cosa sulle parti che bruciano, perché cioè, ti ho risposto a tono e te già ho fatto erbucio del culo con una i scorpionini piccolini non ci saranno più, ma questa zona l'hanno copiata dall'altra perché è abbastanza simile, cioè tipo quella zona a sinistra qua uguale a quella di prima contro Milena. Sì. Ehi, non si permetta di fare quella cosa qua, ancora una volta, che se le faccio del male. Aio, no, no, ste cose brutte, insieme a te. Dico, non ho ancora subito una Raji X, e speriamo di non subirla mai. Tanto combo mega assassine che partono, e porca miseria. Allora, stiamo qua, andiamo a vedere l'elenco mosse. E ce la fa, mamma mia. Vuoi ballare con me? Ops, c'è una perdita. Io faccio anche da idraulica e voi là. Ploffete. È però mai sporcato su tutta. Molto sexy. Se prima andiamo contro Scorpion, mo andiamo contro il sottomarino.
Sono qui per fermarti. La tua abilità non è pari alla tua resistenza. Ma state muto che io ho fatto erbugio al tuo amico nemico de sempre di Scorpion. E mo te faccio anche los buchos des los bu... Basta che non mi fai diventare un ghiacciolo e dopo scemo a posto, capito? Che porca miseria, vabbè che adesso sta uscendo anche la aia. La stagione dei ghiaccioli e tu ti devi mettere al lavoro, perché ovviamente chi cacchio fa i ghiaccioli in sto mondo se non te? E non devi rompere le balle. E che cazzo? Te sfondo erbucio, erbucio del culo. No, vabbè. Sarà la torre viventi dove non faremo neanche una stramega maledettesima Cristiana Ronaldo di Razzi X. Proprio perché credevo che facesse tipo un volo in avanti, invece ciao mare. Porca miseria, ma là in fondo ci sono delle cascate. Sì, le cascate del Niagara. Ehi là, capito, valgono, aio, $500 di scarpe, mortacci due. Ma il primo round perso. Ma vedi l'annaffangulo che adesso te sfondo le chiappe. Mortacci due. Ed è tu nonno, aio, che faceva i calippi. E dopo so io come li testavo i calippi. Porca miseria che ce la fa. Te, palla in gola. E dopo tie. E che cacchio, almeno una volta ste cazzo di Raji X t'ha già lavata, mortacci. Aio, sì, ho capito che mi volevi far vedere il bellissimo graffito che c'era sul cazzo di muro. No, ma vaffanculo te, la pistola, sei una pistola. Agabellaio matto, mi serve un tuppe. La cage minore. Il Liu Kang dei poveri. Una bocca alla ricerca di un pugno. Oh, non si parla così. No, giovane, ad una giovane giovincella. Vabbè. Madonna, sto qua con anci cappelli, cribbio, che ti spacco le facce, che non si parla così alle giovani. Ah, no, eccola là, era troppo bello, cioè quella là era stato, non lo so, come una cosa che succede e poi non succederà mai più che io faccio una Raji X avec le Cassie Cage après en sta tor de le vivente, tiè, come sono poliglotta io. Dai un altro pugno e che cazzo. Agappellaio matto, aio, aia, potevo mettere anche tipo un... No, beh, ci sono già i razzi X, dopo avrebbero, non dico rovinato, però non c'entra tanto con quell'attacco, però poteva mettere un qualche effetto figo. No, ah, ok, ha usato per fare la breaker, per fortuna, perché sennò ci sfondava le chiappe. Oh, mi stava prendendo quello là in mezzo alla... Oh, ma fateli cazzi tu a te. Fatti i falchi d'angua guam. Sì, qualcosa del genere. Che vedo che stai bene. Sei tutto bello, felice. Attenzione, voglio farmi una foto con te. E me la faccio. Ah, siamo delle belve. Delle belve assettate di sangue e di selfie. Ciappa! Ragazzi, andate a vedere al cinema Ninja Mime, il mega film della Madonna. Avversario numero 8. Kitana Katana, Kitana Katana, Kitana Katana. Hai qualcosa da dire? Andrai giù con un colpo. Una previsione chiaramente sbagliata.
E infatti ti sfondo il bucio de culo con una serie de combo che non finirà mai. Hai capito? Mangia il formai, ti spalmo contro il muro. Senti il mio pugno duro. Non hai capito chi sono io? Mannaggia al porco, ci fermiamo qua con le rime. Perfect, no! Ma ha tirato giù uno. Puh! Uno sputo mi ha tirato giù. Ovviamente la rima era porco bio. Aia! Il collo, il naso. Dovremmo andare dall'otorino la ingoiata. E qua ti è la mitica battuta. Aio! Ma ce l'ha in su. Ti è! Ma con Milena io la. Non ce l'ha le balle. Con Milena. Prima io l'avevo preso con la prima stangata. Però non so come cacchio abbia fatto a non prendere la Raggi X. Boh. Cioè, è un mistero che rimarrà irrisolto. Oh, Kitana. Hai rotto le. Grazie per il calcetto. Ma non vedi di annaffanculo, eh. Porca miseria, schifa. Ah, madonna, oh. E mo cambia tutto, hai capito? Perché se con Kung Jin mi trovavo bene della. Invece con Aga, la Gassi Cage mi trovo bene avanti. Bucio de. Aia. Bucio de culo de qua, ok? Te che cazzo vuoi lì dietro la cazzo di rete? State muro, non rompe l'ico. Non rompe lì coglioni, porca miseria, schifa, tra l'altro, perché altrimenti io vengo lì e te spacco il bucio del culo. Mo' te faccio la finishim, mi devo segnare su un foglio, perché altrimenti ciao mare. Mi mancava un tasto, Cristo! Sparagli una pistolata a quello dietro la gabbia. Hai scoperto uno scontro segreto. Riuscirai a sconfiggere questo sfidante misterioso? Ammappate, che cacchio è? Ancora Kitana? Boh. Oh. Andrai giù con un colpo. Una previsione chiaramente sbagliata. Ma che cacchio? Contro Kitana Revenant, ovvero la Kitana zombie. So che bisognava fare una determinata cosa, però davvero non credevo fosse in questo. Aia. In questo frangente. E vaffanculo. Cioè, incredibile, abbiamo scoperto addirittura il coso segreto. Tra l'altro abbiamo sbloccato anche il trofeo. Ovviamente totalmente a caso, non sono assolutamente andato a cercare una fa. Madonna! Te l'ho detto come stai sulle balle, però. Ah, però non lo usa tante volte. Dio mio! Basta! Tanto trivellato di colpi un povero baracca. Hai rotto le palle. Oh, hai rotto le palle. No, 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 no. Pam pam para pa pam ta ta tam ta 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 pa. Oh Cristo. Dio mio. Hai svangato l'orto. Cribio. Hai capito quando si rompe? Madonna, sta mossa. Dio! Devo beccare anche la intelligenza artificiale che spamma le mosse e vaffanculo. Cristo. Yes! Ti è! Aia! No! Brutality! Aia! Ah, quindi era avulso.
Era avulso da tutto. Vabbè, dai. Abbiamo perso il trofeo, l'abbiamo sbloccato. Andiamo contro quelli dell'Enel. Ferma, Cassandra Cage. Non montarti la testa, nonno. Hai il fascino di tuo padre. Sono gondendo. Allora sei di ampie vedute, eh? Brutto, sporcaccione. Guarda te se sto qua. Ma guarda. Ah, quindi Raiden è from another spond, proprio da un'altra sponda, eh? Ah, hai capito te. Porca miseria. Che cacchio, ne so che mi saltano fuori i cosi segreti. E tu le palle non ce le hai? Ti è? Ho Godon Fioc che non si sa mai. E dopo un po' di collirio. Caggia va sempre bene. Cadi per terra. Ho vinto il round. No, mi sa che me lo disse alla fine. Danashion. Per fortuna che almeno non abbiamo. Non siamo dovuti farlo. Te! Non abbiamo dovuto farlo di nuovo. Lo scontro contro lo zombie, perché altrimenti domani notte ero ancora qua. Spero che questi video su Mortal Kombat, tra l'altro ho visto anche il buon riscontro che ho avuto con il video di Jason, vabbè che adesso ho messo anche delle parole chiave, quindi credo che sia stato più facile a andarlo a trovarlo. Anche per i non iscritti, vedo che sto facendo una buona dose di iscritti, vediamo se ce la faccio. No, 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 è caduto. Tra l'altro ho fatto la sfida e quindi sono contento, come contenta Cassandra Cage. Siamo contro l'ultimo scontro. Siamo contro l'ultimo scontro. Vabbè, Rondo Reptile. Che delicata. Di addio ai denti. Io preferisco prede più vivaci. Ma vaffanculo. Peccato che non abbia. Ma perché non hanno la variante? Cioè, boh, mi sono perso qualcosa. Peccato che non abbia avuto. Cioè, che non. Che non ha il sul costume quello da Kraken, che è davvero bellissimo, che ho sbloccato con ho preso con tramite l'horror pack dentro il combat pack, sarebbe season pass. Ma se dico altra terminologia tecnica mi viene giù, cioè mi scende il naso dal sangue. Reptile, hai testicoli? Vediamo. Anche perché, essendo rettile, è oviparo, se non erro, quindi faresti le uova, meno la tua mughiera. Quindi come cazzo vai a avere i testicoli? Aio! Oh! Cosa sono queste sevisce qua? Porca miseria! Che te sfondo, erbucio, aio! Acidello, acidello, oi oi oi, mamma mia! Ti sfondo il culo da qua a tu zia. Chi è? È qua, no. Quella. Oia. Mossa. Zacchete. Qua bisogna finire per forza con una fatality, eh. Allora. E ce la fa. Grandi punti per noi con le fatality. Fatality. Ah, si automacchia, sporcacciona. Guarda, ma hai sporcato tutto il costume. Anfame. L'ho pagato 500 euro, mortacci tua. Amo finito sta cazzo de torre. E che cazzo. Big punti. Bloccato anche i nuovi bonus di Mortal Kombat 2. Risultati torre, vediamo. E beh dai, 495.000 punti, l'obiettivo bronzo era 650.000, ma rispetto se mi vario all'ultima torre che avevamo fatto quanto? Mica 200.000, una roba del genere. Abbiamo fatto molto, ma molto meglio.
Ragazzi, spero che questa torre vivente vi sia piaciuta. Ci vediamo lunedì prossimo, ovviamente quando ci saranno i personaggi nuovi, i 4 nuovi personaggi, adesso ne mancano 3. La torre vivente sarà spostata nei vari giorni per lasciare spazio appunto ai personaggi nuovi. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Booyah!